Via Benedetto Citriniti sta attraversando un momento difficile per quanto concerne la sicurezza e il problema dell'asfalto. Andiamo a sentire, grazie al nostro servizio SOS 8800 TV, la testimonianza dei residenti. È una situazione pericolosissima. Come avete potuto vedere, qui la strada è abbandonata da oltre 30 anni, nel senso che il comune fino all'altro giorno, a detta del sindaco, pensava pure che non fosse una strada comunale ma che fosse privata. Se così fosse, almeno ci desse l'autorizzazione, così togliamo tutte queste macchine che vengono a posteggiare, ce la chiudiamo e ce la facciamo noi. La strada è comunale, il comune non ha mai fatto niente, ha asfaltato 4 mesi fa via Borelli e ha lasciato questa via che è una via d'accesso ai giardini, una via centrale, siamo a 20 metri dal parco, siamo a 20 metri dai giardini, è una via importantissima. Qui abbiamo un muro, l'avete visto, che sta crollando, il comune è venuto, ha messo le transenne pensando di risolvere, qui ci sono dei bambini, abitano dei bambini e quindi è pericoloso per il muro. Qui abbiamo delle buche che creano problemi e dovesse succedere qualcosa il comune ne è responsabile. Lì abbiamo un'altra buca che è stata riparata 6 mesi fa, ma come vedete è stata solo riparata, qui non è un problema di riparare, qui è un problema di dover rifare l'asfalto a tutta questa zona che da oltre 25 anni non viene mai assolutamente toccata dal comune. Le scale sono una vergogna, a parte l'erba che cresce, ma sono scale che nel tempo, siccome si sono fatti dei lavori anche per i palazzi, sono state fatte da ditte private e quindi hanno comunque sia non hanno curato il livellamento della scala e tutto il resto. Un assessore, una bella assessore bionda, mi disse ci penso io. Poi è caduta la sedia. Io vorrei ricordare a questa assessore bionda, che sicuramente sarà riconfermata nella prossima amministrazione a Bramo, che ci pensasse davvero, che si mettesse una mano sul cuore, perché sennò poi siamo costretti a chiedere risarcimento danno al comune, perché è qui la situazione si vede ed è una situazione chiarissima. Anche per la sicurezza abbiamo notato delle telecamere, sì. Messe appunto da voi residenti. Sì, le abbiamo messe a spese nostre le telecamere, perché qui è un problema di residenza, di sicurezza, ci sono anche i giardini vicino, quindi c'è gente che viene, fa i comodi suoi perché ci sono delle zone buie, ci sono i cani, va bene, quella è colpa dei padroni intelligenti che si vedono i fatti loro e vengono qua. È un problema di gente che passa e che ruba, che rompe, che cerca di fare furti, perché qui abbiamo avuto furti, abbiamo avuto delle persone che hanno rubato le persiane, hanno sfilato le persiane e se le sono portate a casa. Io mi appello di nuovo all'assessore che possa intervenire, al sindaco, perché anche lui ha qui interessi, perché conosce bene la zona il sindaco, conosce molto bene la zona il sindaco Abramo. Abbiamo sentito la testimonianza di Michele Calvano, residente di via Benedetto Citriniti, una via centralissima vicino ai giardini al parco della biodiversità. Domanderemo al comune i motivi di questo problema in questa centralissima via, e comunque grazie anche al nostro servizio di SOS 8800 TV. Io intanto scendo perché sto rischiando di cadere da questo muro che è pericolante e posso passare la linea allo studio.